Buongiorno e buon Natale a tutti quanti. Oggi è il 25 dicembre del 2015 ed è una giornata bella per tanti, un po' meno bella per alcuni, ma questo non cambia quello che è la bontà di Dio e l'amore di Dio. Abbiamo meditato ieri su Matteo al capitolo 1, al versetto. Non mi ricordo i versetti, comunque Matteo 1, quando parla dell'annuncio in sogno a Giuseppe del fatto che Gesù sarebbe arrivato, il fatto che Maria era incinta per lo Spirito Santo e che tutto questo era l'adempimento di una profezia, la profezia di Isaia dove diceva che la Vergine sarebbe rimasta incinta, avrebbe partorito un figlio al quale sarebbe stato posto il nome Emanuele, che significa Dio con noi. Quella parola con è una parola che dobbiamo fare nostra. Dio è con noi, Dio non è contro, Dio è con noi, Dio non solo è con noi, Lui è per noi, Lui è l'Emmanuele, Lui si prende cura di noi, Lui non è arrabbiato con te, Lui ti ama, Lui ti desidera, Lui ti vuole e desidera invadere la tua vita con la sua grazia, con il suo amore, con la sua misericordia. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi, non è contro di noi, non è arrabbiato con noi, non sta aspettando i nostri sbagli per darci un colpo in testa o per maledirci o per tirarci via le benedizioni che Lui ci ha dato. Quando Lui ci benedice, Lui lo fa senza pentimento. Quando Lui ci benedice lo fa perché Lui sa esattamente quello di cui abbiamo bisogno e quello anche al quale in cui a tutto ciò al quale noi andremo incontro, tutto ciò che noi passeremo, tutto ciò che noi vivremo. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi. E voglio dirti oggi, Dio è con te, Dio è con le persone che tu ami. Dio è con le persone che tu non ami, Dio è con le persone che ti fanno simpatia, Dio è con le persone che ti fanno antipatia. Dio è con ogni persona per dimostrargli ancora una volta che Lui non si è mai pentito di averli amati, che non si è mai pentito di aver dato il suo figlio Gesù per ognuno di noi. Lui è Dio con noi, con ognuno di noi. Nessuno escluso. Buon Natale a tutti quanti, Dio vi benedica.